Exoratix, oggi vi presentiamo un bellissimo veicolo commerciale. Parliamo di Fiat Scudo 2000 diesel 145 cavalli, naturalmente L1H1, immatricolato autocarro 3 posti, 10.000 km all'attivo, naturalmente ancora con IVA esposta e deducibile, alimentato a diesel, immatricolato ad agosto del 2022. Facciamo direttamente un focus sul nuovo stemma di casa Fiat, bellissimo, che trona, diciamo, sul nostro frontale. Naturalmente è un veicolo che conoscerete meglio di me, 16 pollici per quanto riguarda le nostre calottine, gommatura Michelin 4 stagioni. Per quanto riguarda le tre sedute, le troviamo tutte e tre davanti, ma le scopriremo dopo. Adesso andiamo a vedere direttamente il cassone. Cassone molto ampio, naturalmente lamierato, per quanto riguarda l'utilizzo sia a scopo commerciale sia per quanto riguarda anche uno scopo domestico. Passiamo direttamente nelle sedute anteriori. Anteriormente troveremo le tre sedute, quindi naturalmente il lato guida separato dalle due seggioline che invece sono unite, cambio manuale a 6 marce con la retro in avanti, freno stazionamento manuale. Volante con i nostri comandi per quanto riguarda il Bluetooth, il viva voce, la presa chiusa di chiamate per quanto riguarda anche la connessione con rubrica, il nostro pad interattivo multimediale posizionato in posizione centrale, molto comoda sia per quanto riguarda lato conducente che passeggero. Climatizzatore da poter gestire appena al di sotto, naturalmente con aria condizionata presente, 12 volt, diversi vani, porta USB e porta chiavette direttamente posizionate sulla nostra plancia, 4 frecce di gestione del riciclo interno e della chiusura centralizzata. Un mezzo sicuramente con una visuale ottima, bassissimi consumi, ma sicuramente anche una bella importanza per quanto riguarda l'utilizzo. Viene scoperto direttamente in pronta consegna, vettura che ricordiamo essere ancora con IVA esposta, quindi adattatissima per quanto riguarda le imprese, 10.000 km, l'abbiamo già presentato.